Thank you.
Buon pomeriggio e benvenuti a tutti all'odierno evento in onore di San Lodovico Pavoni, a 200 anni dall'avvio del Collegio d'Arti, da lui fondato nell'ex convento di San Barnaba, adiacente all'ex Basilica di San Barnaba, l'attuale auditorium qui dove noi ci troviamo, di cui il sacerdote e canonico Lodovico Pavoni era rettore. Benvenuti a tutti e grazie per la vostra presenza, in particolare alle autorità, al Vescovo, Monsignor Pierantonio Tremolada, ecco all'assessore Marco Fenaroli, al consigliere provinciale Filippo Ferrari, che in rappresentanza del presidente della provincia, Samuele Alghisi, superiore generale della nostra congregazione pavoniana dei figli di Maria Immacolata, padre Riccardo Piniglia Cogliantes. Ecco, benvenuti e grazie a tutti voi presenti e tutte le altre autorità. Grazie ai relatori, grazie al gruppo musicale dei Song Ensemble che ha già allietato il nostro convenire con le note di Mozart che sono state eseguite, che abbiamo ascoltato nella loro prima esibizione dopo la lunga interruzione causata dalla pandemia. San Lodovico Pavoni, 200 anni di un carisma educativo, è il tema dell'evento. Un carisma che è stato caratterizzato dall'avvio della formazione professionale, costituita da diversi laboratori, tra i quali emergeva la scuola grafica, la prima di cui si conosca l'esistenza in Italia.
L'11 giugno, memoria liturgica dell'Apostolo San Barnaba, e quest'anno, con felice e significativa coincidenza, anche solennità, del Sacratissimo Cuore di Gesù, ha una risonanza speciale nella storia dell'istituzione del Pavoni. Proprio come oggi, 200 anni fa, il vescovo di allora, Monsignor Gabrio Maria Nava, milanese e brianzolo, come l'attuale nostro vescovo Pierantonio di Brescia, teneva in questo tempio un solenne pontificale, circostanza che viene ritenuta come il riconoscimento ufficiale di quanto stava qui nascendo per opera del canonico Lodovico Pavoni. Ne abbiamo conferma da una lettera scritta ad un amico nel mese di agosto del 1821 da parte di Don Gaetano Scandella, figura nota nella storia ecclesiale letteraria di Brescia. Il canonico Pavoni mette su stamperia nel convento di San Barnaba. Si dice che sia si fatti dare dei torchi e dei tipi e così impieghi i giovani dell'oratorio a stampare. Sia come la si sia, il canonico è tipografo. E la prima opera stampata in questo laboratorio nel 1821 porta la dicitura Brixie ex tirocinio tipografico 1821, cioè stampata a Brescia dalla scuola tipografica nel 1821. Questa è l'identità precisa voluta dal Pavoni per il laboratorio grafico da lui avviato. Tirocinio tipografico, scuola grafica. Da allora migliaia di giovani, soprattutto orfani e poveri e appartenenti alle classi popolari, compresi i sordomuti, si sono formati alla vita, alla fede cristiana e al lavoro come artigiani qui in San Barnaba fino al 1925 e poi in altre due strutture. Nel Pio Istituto Pavoni in via Castellini, destinato ai sordi, e presso l'attuale opera pavoniana nel quartiere di Sant'Eustachio a nord-ovest della città. E da Brescia l'opera del Pavoni si è estesa nel tempo attraverso la congregazione religiosa da lui fondata in altre città d'Italia e in altre nazioni del mondo dove quel carisma qui e altrove continua ad essere fecondo a tre livelli, a livello educativo e pastorale, a livello di formazione professionale e a livello di promozione della cultura con l'editrice Ancora. Si può con ragione affermare che almeno a Brescia non si può parlare di formazione professionale prescindendo dal Pavoni. L'opera del Pavoni costituisce una presenza significativa e imprescindibile nella storia e nell'attualità della formazione professionale non soltanto a Brescia, ma soprattutto e certamente a Brescia. E quanto intende testimoniare anche l'evento odierno che si colloca all'interno di un carisma ancora vivo e attuale, e questo aggiunge poi serie di eventi che in passato ne hanno già illustrato il significato e i benefici effetti ad opera di studiosi in campo educativo, di esperti della congregazione pavoniana, di amministratori della città, tra i quali non si può non ricordare il sindaco Bruno Boni, i suoi discorsi appassionati, e da parte dei vescovi che si sono succeduti nel corso di questi due secoli. Con piacere accogliamo allora in questo momento il saluto delle autorità presenti, iniziando dal vescovo Monsignor Pierantonio Tremolada. A lei la parola. Volevo anzitutto ringraziare per questo invito che ho accolto volentieri. Purtroppo potrò dare solo un saluto e poi dovrò assentarmi, ma mi premeva
persona, e saluto anch'io le autorità presenti, saluto il superiore, anche siamo, ecco, pardon, e gli illustri relatori. E la figura di Pavoni, a mio parere, va considerata parte del patrimonio della Chiesa di Brescia, una visione che oltrepassa i confini della nostra diocesi, ma nella nostra diocesi ha, potremmo dire, le sue radici, e di conseguenza la nostra diocesi non è pensabile senza di lui, senza il suo carisma. Di questo carisma, poi qui i relatori metteranno molto meglio in luce che io, forse anche molti altri. A me colpisce di questo carisma, colpiscono due realtà, cioè due caratteristiche. La prima è che siamo davanti a un carisma che è capace di creare civiltà. È la dimostrazione di come il cristianesimo, di suo, per sua natura, è umanizzante, e giunge ad una realtà che comunque è autonoma. Quindi la religione, così come il cristianesimo la propone, non è un vestito, ma ha a che fare proprio con la realtà umana, la nobilita, la arricchisce e consente di... Così è avvenuto con questo carisma che ha dato appunto un secolo fa, con l'istituzione di questo laboratorio d'arti strettamente connesso all'istituto che accoglieva giovani, ha dato un segnale proprio di come il cristianesimo diventa fermento di umanità. E la seconda caratteristica di questo carisma, che è proprio in realtà di ogni vero carisma, è la profezia. E per profezia si intende l'anticipazione di qualcosa che ancora non esiste nella sua espressione, direi più piena, a partire proprio della realtà che deriva dalla fede. La fede è profetica. Quel che Pavoni ha offerto, a partire dalle sue intuizioni nell'ambito del mondo del lavoro, è stato profetico. Il lavoro, la giusta retribuzione, la capacità di coniugare l'aspetto produttivo con quello educativo, ha anticipato molto di ciò che poi sul versante educativo proporrà Don Bosco, e ha anticipato molto di ciò che sul versante sociale della Chiesa anticiperà la Rerum Novarum, e poi anche cioè, che non ha anticipato ciò che poi tutta la riflessione legata ai grandi temi sociali. Ecco, questo mi colpisce, per questo una giusta fierezza, proprio anche collegandomi alla storia stata ricordata, la fierezza di un vescovo che dice questo carisma è comunque solo della nostra Chiesa, e siamo dunque felici, a un secolo di distanza, di riconoscerne ancora i frutti e di rendere lode a Dio per quello che è stato compiuto. Grazie. Ecco, grazie al Vescovo, e diamo, assieme ad un paio di libri, anche come ricordo dell'evento, il volto del Pavoni, ricavato, realizzato in 3D e collocato sul piede di un carattere di stampa. Ecco dentro, quindi che vuole essere dentro. Eccoci. Grazie Vescovo Piero Antonio.
mi piace... No, ma prima mi piace in questo momento condividere la breve ma significativa lettera ricevuta da Monsignor Bruno Foresti, vescovo emerito di Brescia, ha già compiuto 98 anni, datata 28 maggio 2021. Giorno la memoria di San... Questa mattina ho celebrato l'Eucaristia venerando il vostro santo fondatore e ho meditato la lettera da lui indirizzata ai suoi figli spirituali, veramente stupenda. Ringrazio per aver ricevuto in dono lo scritto di Gianfranco Grasselli che mi ha rinnovato la memoria e la devozione per San Lodovico. In questo terribile tempo di prove, la figura di questo sacerdote morto per salvare dal pericolo i suoi ragazzi è un simbolo vivo del Signore Gesù, buon bel pastore. Ossequi e ringraziamenti, vescovo Bruno Foresti. Prima di dare la parola al sindaco, che ringraziamo, benvenuto in questo momento, Bono, diamo spazio musicale dei Song Ensemble Domine Exaudi di Andrea a due voci. Oh, baby, I'm not afraid of you.
la parola ora al sindaco Emilio Del Bono, che ringraziamo anche per la collaborazione prestata dal Comune di Brescia al fine della realizzazione dell'evento odierno in questo auditorio. Intanto un saluto molto sentito. Diciamo che questa figura è una figura che si intreccia così profondamente, è stato detto, anche nelle caratteristiche tipiche del nostro territorio, e ha seminato in maniera così profonda da lasciare ancora i suoi frutti in un tempo così lungo. Quel primo luglio del 1849, cui perde la vita Pavoni, è primo aprile del 1849, è una data emblematica della nostra città, la data che coincide con la chiusura sostanzialmente delle 10 giornate di Brescia. E badate, io non reputo neanche che le cose accadano in quella vicenda di rivolta nei confronti dell'occupazione austriaca, partecipò il popolo nella sua complessità, nella sua articolazione. C'erano operai, artigiani, professionisti, sacerdoti, perché si sentiva l'esigenza di liberare la nostra terra da un giogo, che era un giogo evidentemente inaccettabile dal punto di vista della libertà, ma anche perché comprimeva le potenzialità. Quel gesto di mettere in salvo i ragazzi è un gesto straordinario, eroico, appunto, come è stato detto, e accade proprio in questo giorno così carico anche di significati, anche funesti, perché viene ricordare che le 10 giornate hanno lasciato un numero di feriti e di morti in rapporto alla popolazione cittadina altissimo. Poi gli austriaci fecero anche vendetta nei giorni successivi, Quindi anche il legame di questa data è un legame che è molto evocativo, molto emblematico. Ma al di là di questo c'è il tema di questa figura straordinaria, riconosciuta finalmente in tutta la sua universalità di messaggio. L'ha detto già bene il Vescovo. Unire l'istruzione, l'educazione e l'inserimento lavorativo era un'intuizione non scontata, perché sembravano due vie non necessariamente coincidenti, non necessariamente integrate né integrabili, e solo questa intuizione, che diventa però opera, perché non è Pavoni è un grande operatore, che diventa opera, permette di introdurre degli... E Pavoni è una figura veramente mastodontica da questo punto di vista, perché è eclettico, è una figura eclettica, cioè una figura ricca di creatività, tantissimi interessi, tantissime curiosità. E nonostante questo è pragmatico. Io do una spiegazione qui, cerco di darla così come l'ho vista io e l'ho trovata molto originale. Il valore dei talenti, che è la cosa più evangelica che c'è. Andare a pescare una parte di questi ragazzi, che erano sostanzialmente abbandonati, avrebbero avuto un destino sicuramente molto più infausto. Andare a coltivare questi talenti, restituirli ad una dimensione lavorativa, alcuni hanno fatto anche esperienze importanti, vuol dire sapere che su ogni persona c'è un patrimonio formidabile che può cambiare l'esistenza, non solo della persona che ha questi talenti, ma delle persone che stanno tutte intorno vicine. Questi talenti sono fondamentali, tant'è vero che questa ecletticità di Pavoni la incarna anche poi nei percorsi rapporto istruzione-lavoro. Non è rigido lo schema, è uno schema che pur avendo l'esigenza di essere gestito e governato e anche sostenibile, dall'altro però lascia che la creatività si esprima e quindi si spazia in questo ambito lavorativo in maniera larga. I talenti sono un altro modo per dire riscatto sociale, posso dire, cioè nessuno è condannato da una condizione di emarginazione a non poter riprendere il filo della propria vita e a non fare grandi cose.
Il tema rimane, il tema è ancora quello, il tema è ancora un po' quello. Quando guardiamo la rigidità della nostra mobilità sociale, soprattutto negli ultimi decenni, sta tornando il tema della rigidità della mobilità sociale, cioè in qualche maniera sei enormemente condizionato dalla famiglia nella quale nasci, dalla condizione economica sociale nella quale nasci. Io invece credo che questa intuizione di Pavoni, cioè di rompere questo schema e di far irrompere nella società le potenzialità di persone che potevano essere considerate, tra virgolette, degli scarti, perché questa era la concezione economicistica e anche, diciamo, anche un po' disumana del tempo, ha una forza dirompente. Vuol dire cambiare completamente i paradigmi. Qual è la modernità? C'è della modernità? Secondo me c'è un'enorme modernità. Non è che quella storia oggi è consegnata solo a quella stagione e a quelle dinamiche. La storia si ripete e occorrono dei grandi promotori e dei grandi operatori perché questo si rompa, si rompano gli schemi. Aggiungo e chiudo degli educatori, perché l'istruzione non accompagnata dalla educazione, che è un tema fortissimo anche questo, non vorrei essere noioso su questo tema, ma io lo considero centrale, che istruire non equivale ad educare, istruire è fondamentale ma non è abbastanza, bisogna istruire e educare. Questo connubio straordinario, questa forza di mettere insieme l'istruzione e l'educazione e poi l'orientamento al lavoro e anche l'autonomia, l'indipendenza, la libertà delle persone, perché nel momento in cui tu sai fare un lavoro, sai essere autonoma, sai sostentare la tua famiglia, fai le scelte di libertà nella vita, puoi scegliere, puoi davvero scegliere, ecco, questo io lo considero ancora di grande modernità e di grande innovazione. Quindi per questa ragione noi guardiamo ancora in tanti a questa esperienza educativa di formazione e di istruzione, a coloro che la portano avanti, a coloro che la proiettano nel futuro, la mantengono viva. Sono passati molti decenni da allora, eppure stiamo parlando di un messaggio che è ancora una modernità fortissima. Quindi grazie davvero per restituire ancora alla nostra comunità questo messaggio così forte, di cui abbiamo ancora necessità. Grazie al sindaco Emilio Del Bono. La cultura è l'insieme della ricchezza di un popolo, di quanto lo caratterizza. Tra i tanti aspetti che saranno messi in rilievo a Brescia, potrà trovare un posto anche la figura e l'opera di ieri, di oggi, di San Lodovico Pavoni, valorizzando magari alcuni luoghi che fanno riferimento a lui. Tre in particolare, da questo auditorium di San Barnaba, dedicato anche a lui dall'anno della sua proclamazione a santo nel 2016, con l'adiacente chiostro del conservatorio musicale che ha mantenuto l'originario stile gotico proprio perché custodito allora dal Pavoni, alla chiesa di Santa Maria Immacolata, ricca di opere d'arte moderna, dove è venerata la sua tomba, che si colloca accanto all'opera pavoniana, in cui continua il carisma educativo di Lodovico Pavoni. E infine alla chiesa di San Lorenzo, dove è stato battezzato e dove è stata battezzata anche Santa Maria Crocifissa di Rosa. Possiamo definire la chiesa di San Lorenzo come la chiesa dei due santi. Non è frequente nel mondo trovare una chiesa dove sono stati battezzati due santi. La chiesa di San Lorenzo, nel nome di questi due santi, e c'è anche una parità di genere, un santo e una santa, aspetto a cui oggi si tiene tanto, può essere valorizzata sia per le sue opere d'arte che contiene, sia per il riferimento a questi due santi che molto hanno contribuito anche al progresso sociale e alla rinomanza della città di Brescia nel mondo. È un auspicio. E la parola ora al consigliere provinciale Filippo Ferrari, che rappresenta il presidente della provincia, Samuele Alghisi.
Buon pomeriggio a tutti. Grazie Padre Agosti. Porvo un breve saluto perché sia il Vescovo Tremolada che il Sindaco Emilio hanno ben rappresentato la figura. Io voglio dire tre cose fondamentali. Il primo che quest'oggi, secondo me, non solo è la festa della città di Brescia, ma di tutta la provincia di Brescia. Perché la scuola, il collegio che è stato un fulcro fondamentale, ha rappresentato un ruolo sociale, educativo fondamentale. Emilio lo diceva bene prima, quell'idea un po' pazza, un po' particolare, 200 anni fa, di unire l'educazione al lavoro è oggi fondamentale, è oggi molto attuale. E oggi ancora di più per due motivi. Il primo perché viviamo in una comunità in cui il senso dell'individualismo è ancora forte, invece il fatto di donarsi per gli altri, soprattutto ai ragazzi più deboli, più in difficoltà, è fondamentale. Soprattutto in un periodo nel quale viviamo adesso, stiamo uscendo da una pandemia e i ragazzi sono quelli più colpiti da questa situazione. Ecco perché il mio è un forte grazie, perché quello che state facendo e che avete fatto, sia come sacerdoti ma come laici, è un valore fondamentale. Continuare a lavorare in questa direzione qua, continuare a lavorare nell'indicazione che l'educazione è fondamentale. Il fatto, secondo me, che la prima scuola che è nata è la tipografia, va proprio nella direzione di sviluppare, di far conoscere la cultura, l'educazione, una maggior conoscenza. Ecco, quindi la seconda scuola è stata grafica, quindi anche in questo aspetto è il senso dell'educazione. Io dico spesso che essere individuali in questo momento è molto semplice, ma dedicare totalmente la propria vita, i propri beni nei confronti degli altri è fondamentale. Abbiamo bisogno, anch'io mi ritengo relativamente giovane, di figure importanti e Pavoni è stato e deve continuare a essere una figura di riferimento. Quindi un grazie davvero a voi tutti e l'auspicio mio della provincia è che continuate a fare quello che ogni giorno state portando avanti. Grazie. Grazie. Ecco, grazie al consigliere provinciale Filippo Ferrari. Invito ora per un breve intervento e saluto, ecco, il padre superiore della congregazione dei Pavoniani, il padre Riccardo Piniglia Cogliantes. Voglio portare io il saluto di tutta la e soprattutto dei ragazzi, dei giovani che noi tentiamo di accompagnare nel cammino della vita. Penso che qui a San Barnaba, ai tempi del Pavoni, la cosa più importante erano i ragazzi. Io voglio portare anche il saluto di tutti questi ragazzi e i giovani che noi accompagniamo o ci facciamo compagni di viaggio. Ringrazio prima di tutto la città di Brescia, nella persona del suo sindaco. Pavoni era bresciano e aveva il carattere bresciano, un uomo intraprendente, coraggioso, non era un uomo molto teorico, no, era un uomo pratico. E penso che era un uomo che aveva una coscienza civica e per quello che si è dato da fare per migliorare la sua città e per aiutare le genti della sua città e della provincia anche. E ha cercato di spendere la vita perché la gente della provincia di Brescia e di Brescia potessero progredire, crescere come persone e anche come figli di Dio. Allora, grazie alla città di Brescia, ma voglio ringraziare anche la chiesa di Brescia. Pavoni è un uomo di chiesa. È un uomo che ama tanto la Chiesa. Oggi, con parole di Papa Francesco, potremmo dire che Pavoni è espressione di una Chiesa in uscita. È uscito da se stesso, dalle comodità della casa paterna, per andare incontro a quelli che abitavano le periferie esistenziali, che erano i ragazzi, i giovani più bisognosi di questa città e di questa provincia. Diremo oggi che Pavoni è stato un uomo, un'espressione della Chiesa samaritana, che sa guardare con gli occhi di Dio
che sa guardare la realtà con occhi di misericordia e ha speso la sua vita partendo dall'esperienza di Dio in favore di quelli più bisognosi. Ringrazio in terzo luogo tutta la famiglia pavoniana, religiosi laici, tanti rappresentati qui, vedo gli educatori qui di Brescia, anche alcuni di Monza, alcuni religiosi. Penso che devo ringraziare, perché grazie a loro, ai religiosi, ai laici, quello che San Lodovico Pavoni ha iniziato qui a San Barnaba continua oggi a essere una realtà in questo mondo per i ragazzi e i giovani d'oggi. È un grazie molto, molto sentito e molto profondo. Come superiore generale non posso fare altro che ringraziare tutti quei fratelli e sorelle religiosi e laici che ancora oggi vivono con passione l'educazione e cercano di essere educatori con un cuore paterno, un cuore tenero, come aveva il nostro santo fondatore. Voglio ringraziare per ultimo quelli che hanno fatto possibile questo evento, questo convegno, i relatori che dopo approfondiranno, ci aiuteranno a approfondire la figura di San Lodovico Pavoni. È una cosa molto importante. Più si conosce una persona, più si conosce un santo, più si ama. E più si è capace di imitarlo. Io conto la mia esperienza, io vengo della Spagna, di un paese piccolo, perduto, là nella Castiglia. Non avevo sentito mai parlare io del Pavoni, avevo sentito parlare di Sant'Ignazio, di questi grandi santi, ma il Pavoni, mai sentito. Posso dire, come esperienza personale, che un po' alla volta, quando uno scopre questa figura, resta affascinato da questa figura. Io vi dico la mia esperienza. Ho deciso di rispondere alla chiamata del Signore imitando questa persona, Lodovico Pavoni. E ancora oggi cerco di spendere la mia vita vivendo al ritmo del cuore del Pavoni. E penso che come me hanno fatto tanti altri e fanno anche tanti altri. Io vi dico, non ho sbagliato. Posto al mondo e alla Chiesa come esempio, a imitare come una figura la quale, imitando questa figura, puoi arrivare a essere santo anche tu. Per quello ringrazio e sono contento e felice di che la nostra famiglia piccola, ma che continua a essere a contribuire con un granello di sabbia a costruire un mondo migliore, una Chiesa migliore, dove l'uomo e la donna possono vivere con dignità. Grazie. Grazie, grazie Padre Riccardo. E prima di passare la parola ai relatori, un altro intervento dei Song Ensemble, il cantico di Frate Sole di Uberto Pieroni a due voci. Thank you.
Saluto e ringrazio presenti anche il nostro padre provinciale, padre Luca Reina, il nostro vicario generale, padre Giorgio Grigioni, il signor Mario Rinalini, che è presidente della Fondazione del Pio Istituto Pavoni, il signor Pedrali, che è presidente dell'Ente Nazionale Sordi di Brescia, ecco che sono qui anche loro, ecco, a testimoniare questa presenza, ecco, testimoniata anche dalla vostra numerosa e attenta presenza. Finalmente possiamo dare la parola ai relatori che illustreranno il tema dell'evento in riferimento al convegno che si è tenuto 5 anni fa, sempre in questo auditorium, una settimana prima della canonizzazione di Lodovico Pavoni, avvenuta appunto il 16 ottobre del 2016. Il tema del convegno era i santi sociali della Lombardia e del Veneto nell'Ottocento e l'esperienza di Lodovico Pavoni. Organizzatore del convegno era stato il professor Fulvio De Giorgi, che abbiamo l'onore di avere tra noi anche oggi e che ringraziamo di cuore. Egli è ordinario di storia dell'educazione all'Università di Modena e di Reggio Emilia. Ma il primo intervento lo affidiamo, è affidato al professor Luciano Caimi, già ordinario di pedagogia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Grazie per aver accettato di tenere la sua relazione in riferimento al convegno del 2016. A lei la parola, professor Caimi. Bene, grazie per l'invito. Un saluto cordiale ai presenti, vedo parecchi amici in sala. A distanza di qualche tempo, mi fa piacere rincontrarli. E intanto una parola ante tenacia con cui la Congregazione dei Figli di Maria Immacolata persegue il lavoro di studio e approfondimento intorno al fondatore, con ricerche e convegni sempre di alta qualità. E sappiamo tutti che su Pavoni oramai si è scritto e detto molto, incominciando dagli studiosi interni alla Congregazione. Io onestamente non posso dire di essere un esperto di Lodovico Pavoni. Il mio incontro con questa figura si concreta in due momenti precisi, che sono il primo nel 99, allorché il rettore della Cattolica, professor Zanninelli, mi invitò a tenere la prolusione dell'anno accademico e la intitolai così: Brescia e il suo carisma pedagogico.
figure ed esperienze educative tra 8 e 900. Ovviamente era inevitabile l'incontro anche con Pavoni, ma partivo dall'idea di Lapira, Lapira secondo il quale le città hanno un'anima, cioè una loro specificità, delle caratteristiche proprie, possiamo dire in senso traslato un carisma. E quello educativo mi sembrava attagliarsi alla Brescia 8-900esca in maniera significativa. E appunto dicevo l'inevitabile impatto allora con la figura di Lodovico Pavoni. Il secondo momento invece è nel 2007, allorché mi venne chiesto di trarre le conclusioni nel convegno tenuto precisamente in questo auditorium sull'eredità del beato Lodovico Pavoni nel bicentenario della sua ordinazione. Oggi, per quel che mi riguarda, sono al terzo incontro con questa figura. In un certo senso mi è stata data carta bianca quanto al tema, e allora ho pensato che mi convenisse insistere su un aspetto a me tutto sommato più congeniale di questa figura, cioè quello educativo, che poi è esattamente il tema assegnato al nostro evento. E parto da una considerazione, direi, ovvia. E cioè, ogni prete che è consapevole del proprio ruolo nella comunità ecclesiale sa di essere un educatore alla fede innanzitutto, ma non solo. Se non che c'è modo e modo di sentirsi da parte di un prete in questo ruolo e di interpretarlo. Bene. Don Lodovico, sin da giovane presbitero, ebbe chiara convinzione della sua responsabilità educativa. Una responsabilità però curvata in maniera speciale verso la gioventù bisognosa. Carisma, come avviene un po' per tutti i fondatori e le fondatrici di istituti religiosi, doveva crescere mettendosi alla prova, facendosi strada, cioè fra titubanze, inevitabili difficoltà, e in un esercizio continuo, serrato, di discernimento dei segni dei tempi e delle mozioni interiori dello spirito. Sappiamo tutti che Pavoni si trova a vivere in un contesto politico complicatissimo, per certi versi diciamo pure disgraziato. Nell'arco della sua vita, 784-849, vede Brescia terra di conquista di tre potenze straniere. La prima è la Repubblica Serenissima, che oramai è agli sgoccioli. La seconda è la Francia di Napoleone e la terza è l'Austria della Restaurazione. Brescia, con i suoi dintorni, con la sua provincia, i confinanti territori di Lombardia e di Veneto, sono epicentro di un fenomeno interessante, molto interessante, anzi per certi aspetti un fenomeno che presenta una straordinaria fioritura, rappresentato precisamente dalle nuove congregazioni religiose. Un fenomeno che ha visto dal punto di vista della ricerca il definitivo superamento ormai da alcuni decenni di una storiografia che io direi asfitticamente agiografica, a vantaggio di una ricerca storiograficamente matura. Sono decine e decine le fondazioni, in larga maggioranza femminili, che nei primi 40 anni dell'Ottocento, con singolare sviluppo appunto in Lombardia e in Veneto, vedono un concorso di operosità caritativa soccorrevole, termine che si usava allora, in aiuto dei poveri, dei bisognosi, degli ammalati, degli abbandonati, degli orfani. E il dato interessante è che quasi tutte le congregazioni, nei loro impegni apostolici, pongono grande cura all'istruzione e all'educazione, ci ricordava il sindaco un momento fa, di figli e figlie del popolo. Sappiamo peraltro che l'intento profondo di simili esperienze, memore dell'evangelico "l'avete fatto a me",
e del paolino Caritas Christi Urget Nos, era quello di andare incontro al bisogno, ai bisogni, per lenirli, per condividere con chi ne era soggetto la fatica della sopportazione. Era, l'intento che li muoveva era quello di riparare per quanto possibile i guasti, non certo di agire sul cambiamento radicale delle cause sociopolitiche all'origine degli squilibri. Dunque il movente di fondo è la Caritas, non tanto l'azione politica in senso tecnico. Bene, Don Lodovico mi pare cresce respirando questo clima di fervore caritatevole che si incrocia con l'operosità fattiva di quello che si è soliti un po' dire l'homo brixiensis, l'uomo che ha appunto, c'è una caratteristica della brescianità, insomma, sottolineata frequentemente, no, di questa operosità fattiva. Ecco. L'amico De Giorgi, nel convegno pavoniano del 2016, con la sua nota maestria, ha messo in luce le tradizioni spirituali che hanno inciso sulla personalità presbiterale di Pavoni. Tradizioni che evidentemente poi hanno avuto riflesso progetto. In rapidi cito soltanto tre, che riguardano innanzitutto la fase d'avvio, ma che poi si svilupperanno anche nel seguito della sua opera. De Giorgi ricorda innanzitutto la tradizione filippina dell'oratorio qui dei Padri della Pace, ancorché nel periodo d'inizio dell'opera pavoniana si trovi in una fase molto stentata per tutti i turbamenti, le tribolazioni legate alle vicende rivoluzionarie prima e napoleoniche poi. Il secondo è il filone di tradizione salesiano-gesuitica, salesiano non Don Bosco che viene dopo, di Francesco di Sal, per via della partecipazione di Don Lodovico alla Società di San Giovanni Nepomuceno e per i contatti con Don Luca Passi, figura interessante, fondatore della Pia Opera di Santa Dorotea e delle Suore Dorotee, arcipelago complicatissimo, ramo di Venezia. Terzo è la tradizione borromaica, di prudente apertura all'avanzamento del mondo moderno, approfondita anche a seguito dello stretto legame che Lodovico Pavoni ha con il Vescovo Nava, proveniente dalla Chiesa di Milano, come ci ricordava il Vescovo, e di cui il giovane Don Lodovico fu segretario dal 12 al 18. E naturalmente accostare la tradizione milanese voleva dire accostare la tradizione anche degli oratori ambrosiani. Ma occorre altresì considerare che l'ambiente cattolico bresciano nel tribolato ventennio di inizio Ottocento era vivamente rappresentato in città e provincia da figure, da presenze, da iniziative molto varie, nel segno della carità soccorrevole appunto, con parecchi interventi diretti alla gioventù. C'è una sorta di nobile gara di spirito samaritano che la troviamo presente in parroci, donne del popolo, qui l'esempio fulgido alle spalle di tutto ciò, evidentemente Angela Merici, troviamo laici colti, troviamo anche nobili, Clemente di Rosa, il padre della futura fondatrice delle Ancelle della Carità, Antonio Valotti, Giacinto Monpiani, noto educatore, filantropo e patriota, insomma, è un humus molto complesso di presenze sul piano di intervento caritativo, come ho detto. E tutto questo appunto concorreva a definire quell'humus socioculturale ed ecclesiale entro cui il chierico Lodovico prima, poi Lodovico giovane prete, desideroso di individuare la via più consona al suo modo di esercitare il servizio presbiterale, trovava incentivo e trovava alimento. Una via, per la verità, che già negli anni della formazione, prima di diventare prete, incomincia a delinearsi in lui. Infatti Lodovico partecipa con altri suoi compagni di studi ad alcune attività oratoriane che cercano di resistere,
pur nel caos, nel trambusto delle vicende politiche dell'epoca. E qui ci sono i nomi di tante figure, ricordo soltanto padre Guzzetti della Pace, il confratello filippino padre Stefana, don Giuseppe Manelli, Faustino Pinzoni, sono alcuni protagonisti del servizio presbiterale per la gioventù e impegnati in particolare negli oratori. Dunque Pavoni viene consacrato prete nell'807 e troverà motivi continui di conferma del suo servizio pastorale in favore dei giovani, con sempre, questo è uno stigma che lo caratterizza, con speciale attenzione ai più poveri. Nel primo quinquennio di ordinazione, 807-812, non ha un incarico istituzionale definito, collabora nella parrocchia di San Lorenzo come cappellano e in altri ambiti parrocchiali con servizi di catechismo, di liturgia e di carattere omiletico. Il passaggio fondamentale nel 1812, nomina segretario del vescovo Nava, come dicevo. È del presule l'idea di dare vita a un nuovo oratorio nello stabile acquistato dell'ex convento di Sant'Orsola. Il vescovo pensa subito a Don Lodovico come direttore. Incomincia così l'avventura in un ambiente educativo strutturato, che dovrà però affrontare nei primi anni, anche per varie traversie burocratico-amministrative, spostamenti di sede. Questo oratorio, intitolato San Luigi Gonzaga, godette ben presto di notevole successo quanto ad adesioni, più di 200 frequentanti, al punto tale che dovettero fare una scelta, lasciare a casa i bambini più piccoli e concentrarsi sui ragazzi, adolescenti e giovani. Un oratorio, quello diretto da Don Lodovico, teso ad accogliere, si legge in un documento, esclusivamente i poveri figli, i quali, vergognandosi di apparire cenciosi e laceri alle adunanze di altre classi di gioventù, se ne stanno vagabondi e oziosi. Ecco, vi è qui il nucleo decisivo di un orientamento pastorale educativo rispondente a una scelta preferenziale, oggi diremmo la scelta preferenziale per i poveri, che è costitutiva di un carisma, del carisma di Don Lodovico, e che andrà svolgendosi questo carisma in continuità di approfondimento. C'è stato un riferimento molto acuto del vescovo all'eclettismo di Don Lodovico. Lo sottoscrivo, purché non si dia alla parola eclettismo, diciamo, un'intonazione un po' così di originalità di uno che vada su tante strade. No, è un eclettismo che dice tanti interessi, concentrazioni su tante cose, ma nella logica di uno sviluppo in continuità. Almeno questo mi pare l'interpretazione personale. Come in tutti gli oratori, anche in quello pavoniano, il regolamento è un documento importante che definiva criteri ispiratori, la struttura organizzativa, l'attività, i compiti del personale, eccetera, eccetera. E da qui, non possiamo soffermarci evidentemente, emerge un primo profilo delle linee pedagogiche e educative ispiratrici del direttore, cioè Don Lodovico. Anche un salesiano studioso di grandissimo valore, Don Pietro Braido, riconosce in quello del Pavoni, nell'oratorio del Pavoni, tratti anticipatori di quel metodo preventivo che troverà circa 40 anni dopo in Don Bosco il teorico forse più accreditato. Quali erano gli elementi caratteristici di questo metodo preventivo? Religione, ragione, dolcezza, affabilità, accoglienza, vicinanza, vigilanza, correzione amorevole, tutto in un clima di familiarità. Cari amici, non si trattava di poca cosa per ragazzi e giovani che spesso in famiglia, chi l'aveva, e in genere nella società conoscevano durezza, castighi, mancanza di buone parole, assenza di incoraggiamento, botte. L'oratorio del Pavone, così ben organizzato, era per molti dei suoi frequentanti un'oasi di serenità, esperienza di una possibilità di relazioni diverse. Lasciava negli animi di quegli adolescenti e giovani delle classi popolari, molti con situazioni di disagio alle spalle, la chiara percezione che la vita poteva essere vissuta con registri differenti da quelli arcigni
della ferialità oltre le mura. Però l'oratorio festivo, lasciatemelo dire, di Don Lodovico, per i riti, andate a leggere il regolamento e come si svolgeva una giornata, era veramente... Per i ritmi e i contenuti delle attività proposte non era proprio qualcosa di leggero, di spensierato. I momenti di preghiera, quelli dell'istruzione religiosa, della catechesi, si succedevano in maniera incalzante, direi asfissiante. La domenica oratorio era sì un'oasi rispetto al resto dei giorni per i ragazzi, ma richiedeva impegno, rispetto di tempi e regole. Lasciatemelo dire. I nostri ragazzi, nostri di oggi, accessoriati di smartphone, e i nostri adolescenti sdraiati, per dirla con Michele Serra, in quell'oratorio lì non avrebbero resistito neanche mezza giornata. E ci sarebbe tutto un discorso sulla questione del gioco, ma non mi ci soffermo, non è il caso. Un tratto, datemi ancora qualche minuto e poi chiudo. Un tratto innovativo dell'oratorio pavoniano rispetto alle esperienze correnti perché in Brescia in quel periodo erano 7-8 gli oratori variamente di struttura, variamente robusta, ecco, esistenti. Dicevo, un tratto innovativo dell'oratorio pavoniano rispetto alle esperienze correnti fu l'accentuazione verso il basso della dimensione popolare. Cioè la dimensione popolare è tipica dell'oratorio in quanto tale, che si accentuerà molto con Don Bosco. Pavoni direi accentua verso il basso questa dimensione, cioè nel senso di un'apertura decisa a ragazzi e giovani della più umile condizione sociale, con privilegiata per i casi particolarmente disagiati. Ragazzi e giovani che in altri contesti oratoriani forse, ma bisognerebbe fare delle verifiche attente, non trovavano un'accoglienza così scontata. Non arrivo a dire che smentirei il concetto di popolarità, che alcuni oratori fossero classisti, un po' esagerato, però certamente non accoglievano tutti così a buon mercato, insomma. All'oratorio Don Pavoni rimase sempre legato, convinto com'era della validità di questa esperienza per un'educazione che doveva essere umana, civile, cristiana della gioventù e a maggior ragione della gioventù svantaggiata. Però senza quello che sarebbe venuto in seguito, cioè l'avvio del collegio o scuola d'arti per i poveri e abbandonati, la sua testimonianza e la sua proposta come prete educatore, pur apprezzabile per spirito di dedizione, per intelligenza, per coraggiosa apertura ai più bisognosi, non avrebbe probabilmente conseguito quell'originalità e lungimiranza anticipatrice dei tempi a lui universalmente riconosciuta e più volte sottolineata da chi mi ha preceduto. Tutto ebbe inizio, come sappiamo, nel 1818, lo stesso anno della nomina canonico del Duomo, con l'affidamento della rettoria della Chiesa Basilica di San Barnaba estremo deprimente nel complesso del convento degli ex agostiniani, cose già dette. Ci volle un triennio di riflessione a partire dalle esperienze sin lì vissute, di incontri e confronti con persone sagge di Brescia e non, prima di partire in quell'avventura. Poi, come scrisse lo stesso Pavoni, la decisiva illuminazione, sono sue parole, accortomi che non pochi giovani, nell'applicarsi alle arti per necessità, cioè nel lavoro, per necessità di loro condizione, deviavano dal buon sentiero, trascinati dal malesempio e dalle massime di libertà che dominavano anche nelle più basse officine, mi venne in cuore di erigere un istituto ove almeno gli orfani abbandonati potessero avere ricovero e crescere educati con sicurezza nella religione e nelle arti da onorare. Mi si parò innanzi il dissegno con tanta chiarezza e che parvemi dettato dal cielo. E la svolta che vedrà Don Lodovico nel 21 sottoporre all'arciduca viceré
un preciso regolamento di appunto un incipiente collegio d'arti per i poveri figli abbandonati. L'oratorio continua, ma questa istituzione sarà ormai la sua nuova vera impresa che gli richiederà il massimo impegno creativo. In breve, il collegio d'arti è un'autentica novità, è stato già detto, nel novero delle istituzioni per la gioventù, proponendosi fin dai primi passi e poi via via perfezionandosi, nessuno nasce imparato, anzi è destinato a diventare santo, non nasce imparato, si apprende dalla vita, si apprende dall'esperienza, si fa un passo dopo passo. E viene a definirsi come ambiente sintesi di tre elementi fondamentali che sono interagenti, interconnessi, strutturati: assistenza, beneficenza, educazione globale del giovane, avvio competente al lavoro. Il punto di assoluta novità resta dunque il ruolo del lavoro, del lavoro vero. Qui c'è tutto il discorso. Oggi ci trasciniamo da decenni il rapporto scuola-lavoro, vabbè, non è il momento. Dunque il ruolo del lavoro nel quadro d'insieme del programma educativo. Secondo Pavoni si educa al lavoro con il lavoro sperimentato dal vivo. E l'acquisizione di una competenza professionale ben definita, vista anche come elemento di liberazione e di riscatto personale. Mi hanno colpito molto le parole del sindaco, molto, molto efficaci, del sindaco del Bono. I collegiali provenienti da situazioni di duro svantaggio scorgeranno sempre meglio nell'acquisizione di questa competenza la condizione per affrontare un domani il mondo a testa alta e poter programmare il proprio futuro. Si scarto. Il punto sta nel riuscire a prenderli e valorizzare il talento che hanno dentro. Certo, in alcuni questo talento è su scala da 1 a 10 è 10, sull'uno all'altro è per 9, per un altro sarà 6, ma tutti ci hanno dentro. Questa è la grande intuizione di Pavoni, è la grande intuizione dei santi educatori, non figurarsi Don Bosco e tanti altri, insomma. Quindi la scoperta della potenzialità che c'è dentro. E la saggezza educativa dice che tu devi lavorare su lì, e farla lievitare, ed è stata appunto l'opera di Pavoni. A 10 anni dall'avvio, il regolamento del 31 del Collegio d'Arti fornisce un'istantanea importante sulla realtà dell'istituto, come struttura interna, organizzazione della giornata. Era veramente una realtà complessa, ben congegnata. Sotto il profilo pedagogico, questo collegio, questo ambiente presenta quel clima d'insieme, quei tratti relazionali, comunicativi, improntati a familiarità, spirito di accoglienza, amorezza, vigilanza, correzione discreta, che abbiamo già visto a proposito dell'oratorio. Il tutto evidentemente declinato in rapporto alla nuova situazione del collegio. E su tutto vigila il direttore. Il direttore che ormai nel momento forte della esperienza del collegio, un uomo nella pienezza della maturità umana e spirituale, ecco, che stando a più testimonianze, questo è un dato che voglio sottolineare, manifesta come tratto distintivo sugli altri quello della paternità. Don Lodovico vive in maniera particolare questa dimensione, si sente padre di questi ragazzi, molti dei quali non hanno conosciuto padri, magari neanche madri. E i destinatari appunto sono sempre più svantaggiati. Pensate ai requisiti di ammissione, io quando l'ho letto mi sono... I requisiti di ammissione al collegio, l'essere orfani o abbandonati, la miserabilità, categorie interessanti, l'abilità al lavoro, quindi nel collegio non possono entrare, essere accolti, portatori di gravi handicap. Del resto, ai sordomuti, come sappiamo, provvederà in maniera specifica. Il Collegio delle Arti, il suo direttore, pur senza teorizzare troppo, lo ricordava già il padre generale,
non è un teorico, insomma, lo dico Pavoni. Dicevo, pur senza teorizzare troppo, sviluppa però Pavoni nel collegio una pedagogia del lavoro che si unisce a una etica del lavoro e si unisce a una spiritualità del lavoro. Dovremmo star qui mezz'ora su ciascuna di queste tre parole, ovviamente. Non è possibile. Mi avvio alle conclusioni. Lodovico Pavoni è certamente figura di spicco tra i fondatori e le fondatrici sociali nella Lombardia e nel Veneto della prima metà dell'Ottocento. Di tutto ciò si è parlato nel convegno ricordato del 2016. In quella galleria di religiosi, di religiose, vi sono alcune figure con le quali egli ha avuto sicuramente rapporti o almeno degli scambi, per esempio i fratelli Cavanis, all'origine di quelle che si chiamavano le scuole della carità, che sono di Venezia, lo stesso Rosmini, di cui penso poi ci parlerà Suor Giorgio, che lo stimava, e altri fondatori di Piero Veroni, è stata una culla di fondatori e fondatrici, più celebre la Canossa, evidentemente. Non so se Pavoni ha avuto rapporti con questa importante figura. Non si facenno in quel convegno invece alla Verzeri, la bergamasca, fondatrice, che pare che le costituzioni della congregazione pavoniana siano in larga misura attinte a quelle della Verzeri. Dunque, Pavoni piano e precursore innovatore per le ragioni dette, precursore innovatore anche della formazione professionale, possiamo dire. La stessa sua carità, che è il motore e il propellente, lo ricordavo già, di tutte le iniziative dei fondatori e delle fondatrici della prima metà dell'Ottocento, in lui mi pare di poter dire che assumesse una specifica e quadruplice connotazione. Anche lui è mosso dalla carità come gli altri, ma con un'intonazione particolare che le preciserei così: era una carità illuminata per lo sforzo continuo di discernimento sul da farsi. Era una carità industriosa, in quanto generatrice di un impegno creativamente fattivo, davvero homo brixiensis. Era una carità orientata, con quell'opzione preferenziale più volte ricordata, per la gioventù povera e deprivata. Ed era una carità moderna. Moderna perché in linea con i tempi e con le esigenze di promozione socio-educativa dei figli delle classi più disagiate. Mi è piaciuto molto l'accenno del Vescovo su questa idea del carisma che crea civiltà. Molto bella questa cosa. Carisma che crea civiltà, cioè che si misura con la storia e con l'avanzamento della società. Nelle conclusioni, ho finito, del citato convegno del 2007, che mi erano state affidate, dicevo che una città come Torino, senza il contributo dei salesiani, Don Bosco, i salesiani, in ordine alla preparazione di maestranze qualificate per affrontare il nuovo avanzante, e oramai a metà secolo il nuovo avanzante è molto più forte e incipiente rispetto all'inizio Ottocento. Dicevo, Torino senza il contributo dei salesiani e quello che hanno fatto per produrre delle maestranze qualificate, probabilmente non sarebbe stata la stessa città. Osservavo sempre in quella circostanza che la medesima cosa può valere per Brescia, pensando al contributo del Collegio delle Arti del Pavoni, e aggiungevo e aggiungo, pensando anche agli artigianelli del Pia Marta. Ebbene, quella valutazione che senza il Pavoni e senza il Pia Marta e l'opera che hanno fatto nella preparazione e formazione di maestranze qualificate, mi pare di poter concludere dicendo e confermando quello che dicevo allora, che Brescia probabilmente non sarebbe la stessa città. Grazie.
Grazie, grazie al professor Luciano Caimi. Approfitto di questo momento per salutare anche la presenza Domenico Sigalini, è nostro vescovo emerito, è di Palestrina, e poi con anche i cari episcopali, è Don Angelo Gelmini e Monsignor Giovanni Palamini, e non voglio dimenticare nessun altro. Bene. Prima di passare all'intervento del professor De Giorgi, ecco un altro intermezzo musicale dei Song Ensemble che però ritengo doveroso presentare in questo momento. Ecco Anna Gelmini al violino, Alessandra Nova al violino, Martino Maina al violoncello, Giuseppe Gelmini alla tastiera, Marzia Morandini soprano, Fabio Treccani tenore. Ci viene proposta l'Ave Maria di William Gomez, omaggio a San Lodovico Pavoni, autentico devoto di Maria Immacolata. Thank you.
La parola ora al professor Fulvio De Giorgi, che presenterà un aspetto particolare del carisma di Lodovico Pavoni in riferimento al cuore di Gesù, la cui solennità coincide proprio oggi, come è stato ricordato, con il ricordo dell'apostolo Barnaba. Buonasera, saluto tutte e tutti. 200 anni fa, come è stato già più volte ricordato, nella festa di San Barnaba, giugno 1821, tra queste mura prendeva avvio il Collegio d'Arti, l'opera fondativa educatrice di San Lodovico Pavoni. Abbiamo già avuto modo, in diversi convegni storici, di ripercorrere le vicende biografiche di Pavoni e di inserirlo nel contesto storico del suo tempo, che prima Luciano Caimi ha richiamato e ricostruito, cioè gli ultimi travagliati decenni del XVIII secolo e soprattutto la prima metà del XIX, essendo Pavoni nato nel 1784 e morto nel 1849. Quest'anno, come ha detto Padre Agosti, la festa di San Barnaba cade nel venerdì successivo alla solennità del Corpus Domini e pertanto il calendario liturgico dà oggi la precedenza alla festa, alla solennità del Sacro Cuore di Gesù. E vorrei dunque cogliere questa occasionale coincidenza come un invito a riflettere insieme su questa pagina di storia della spiritualità, sulla quale ho molto lavorato, la storia, voglio dire, del culto, della devozione al Sacro Cuore di Gesù. E vorrei vedere come Pavoni si inserisca in questa storia. Distinguerei allora, dopo una fase iniziale germinale, tre grandi momenti in cui la dimensione metaforica del cuore assume funzioni cultuali, spirituali diverse. Si tratta, dopo il periodo preparatorio, di tre fasi storiche, l'una successiva all'altra. Possiamo dunque, dopo il periodo iniziale in cui si deriva la presenza di Cristo come segno, connotare tali tre fasi della vita in questo modo: il cuore di Cristo come indice, il cuore di Cristo come simbolo, il cuore di Cristo come emblema. Nel periodo iniziale, per così dire preparatorio, cioè nei primi secoli cristiani, nell'età apostolica e poi patristica, si definisce più o meno indirettamente nel cuore un segno specifico attraverso i commenti a due luoghi evangelici. Da una parte le piaghe del crocifisso e in particolare la ferita del costato e dall'altra l'apostolo Giovanni che riposa col capo sul seno di Gesù. A partire da questa preistoria, nel Medioevo abbiamo la prima fase, quella del cuore di Cristo come indice. Indice, più precisamente, di forme spirituali, personali e private di pietà. Nel XII secolo abbiamo le prime tracce di preghiere al cuore di Gesù. E in questo momento troviamo San Bernardo. Ma di questa fase medievale, del cuore di Cristo come indice, è da rimarcare soprattutto il complesso intreccio mistico che si realizza tra XIII e XV secolo, in cui si delineano due correnti che saranno poi decisive nel successivo passaggio all'età moderna. Ma con l'età moderna si apriva la seconda fase, quella del cuore di Cristo come simbolo cioè dell'amore e in quanto tale oggetto di culto pubblico e collettivo. Ed ecco allora la nascita delle due grandi forme della devozione al Sacro Cuore che fioriscono nel 600 francese e da lì poi si diffondono in tutto il mondo cattolico. La prima, quella prevalente e storicamente più diffusa e importante, è detta parediana perché parte dal monastero della Visitazione di Paray-le-Monial e vede protagonisti la monaca visitandina Margherita Maria Alacoque e il suo direttore spirituale, il gesuita Claudio della Colombière. Vi sono visioni di Cristo che mostra il suo cuore e chiede un culto pubblico adesso. Al centro vi è dunque il cuore di carne di Gesù, in quanto organo dell'amore di Cristo e perciò degno di devozione.
con pratiche come i primi venerdì del mese legati alla cosiddetta grande promessa, nonché con un esplicito intento di riparazione alle offese recate a Cristo. Naturalmente in questa sua fase aurorale la forma gesuitica della devozione al Sacro Cuore aveva un posto ancora minore rispetto alla più complessiva spiritualità della compagnia, a partire dallo stesso Sant'Ignazio, quello cioè che possiamo chiamare grande gesuitismo. La seconda forma di devozione al Sacro Cuore parte invece dall'ambiente di Bérulle, il fondatore dell'oratorio francese, e punta all'adesione interiore al Verbo incarnato. E con il berulliano Giovanni Eudes, gli stati interiori trovano il loro simbolo appunto nel cuore di Cristo. Si tratta di una prospettiva di interiorità, del cuore come sinonimo metaforico della volontà. Una devozione dunque, questa eudista, più contemplativa e di spiritualizzazione intima e raccolta. E questa intonazione del cuore era diffusa, anche se in modo meno accentuato che in Giovanni Eudes, in tutta la cosiddetta scuola francese legata a Bérulle, anche in figure come Vincenzo De Paoli, in cui cioè si staglia il tema preminente della carità. Inoltre, questa forma eudista è, potremmo dire, bifocale, affianca al cuore di Cristo il cuore immacolato di Maria, un'ulteriore via alla spiritualizzazione affettiva meno concentrata sul cuore di carne. E complessivamente si ricordi che questa modulazione oratoriana, pur nella differenza tra oratorio francese e oratorio italiano, non era così lontana dalla sensibilità spirituale che in Italia era rappresentata dalla corrente oratoriana filippina, che cioè risaliva a San Filippo Neri. Nel corso del Settecento, la devozione al Sacro Cuore è la prima possibilità di culto pubblico, ma non mancarono forti opposizioni e contrasti. Alcune opere limpidamente espressive di questa forma, come il libro del gesuita Crozet, furono messe all'indice. Ma l'opposizione più forte venne dal giansenismo italiano. Con alcuni scritti e infine con le deliberazioni del cosiddetto Sinodo di Pistoia, promosso da Scipione De Ricci. I giansenisti accusavano i gesuiti di idolatria, di un pezzo di carne, fondata su un approccio nestoriano di divisione per pezzi di Cristo stesso. Chiamavano perciò i fautori della devozione cordicoli e se stessi anticordicoli. Inoltre vedevano nella sottostante antropologia fisica della devozione una prospettiva insostenibile, perché superata sul piano scientifico. Il cuore di carne non era l'organo delle passioni e perciò la sede dell'amore. E se proprio si voleva inaugurare un culto nuovo su queste basi, allora bisognava pensare a una devozione al Sacro Cervello. Le discussioni furono molto accese. Anche se non tutti i giansenisti italiani intervennero in questo dibattito, che fu peraltro molto ampio, tuttavia non dovette esserci in Italia un solo giansenista o filo giansenista che non si sentisse un anticordicolo. E non si dimentichi che a Brescia vi fu una vivace presenza di giansenisti e che non è improprio parlare di giansenismo bresciano. Da queste fondamentali dinamiche storiche dell'età moderna, caratterizzate dal cuore di Cristo come simbolo, nelle due forme, parediana ed eudista, si passa dagli ultimi decenni del Settecento ai primi dell'Ottocento alla terza fase, quella del Sacro Cuore come emblema. I passaggi storici decisivi sono prima, nel 1773, la soppressione della Compagnia di Gesù da parte del Papa Clemente XIV, e poi, dal 1789, gli sviluppi della Rivoluzione francese e in particolare l'emergere di resistenze controrivoluzionarie, anche in forma di insorgenze, prima in Francia e successivamente anche fuori. Penso innanzitutto alla Vandea nel 1793-96 e poi, in relazione alla Campagna d'Italia, alle resistenze antifrancesi in Italia, ma anche in particolare nel Tirolo asburgico, nel 1796 e nel 1808.
Ed ecco allora che proprio in relazione a questi passaggi di contesto storico, il Sacro Cuore diventa un emblema. Innanzitutto, emblema per così dire di riconoscimento degli ex gesuiti, cioè dei religiosi della soppressa Compagnia di Gesù, che cercavano, in forme anche comunitarie diverse, di mantenere comunque delle relazioni tra loro e con i fedeli. Ma poi, nel contesto del cattolicesimo controrivoluzionario, come vero emblema militante e militare, potremmo aggiungere, effettivamente esibito sui vessilli. Così dunque nelle guerre della Vandea, con la mobilitazione delle popolazioni legate al cattolicesimo e alla monarchia, ma anche nella resistenza antifrancese e antinapoleonica del Tirolo austriaco. Successivamente, con il ritorno di Pio VII a Roma, con la sconfitta di Napoleone, con la nascita della Santa Alleanza, si avviava l'età della Restaurazione, che vedeva dunque il ritorno dei sovrani legittimi, i regimi neo-assolutistici, l'alleanza tra trono e altare, la rinascita della Compagnia di Gesù per volere di Pio VII. In una prima fase, dunque, vi era una sostanziale unità delle diverse sensibilità spirituali, in una comune ostilità verso il giansenismo, ma anche verso la Rivoluzione francese. L'incontro tra le varie spiritualità favoriva una certa circolazione di temi spirituali in una comune coinè. Come è noto, un primo incrinarsi della Restaurazione si ebbe nel 1830 con la Rivoluzione orleanista in Francia e poi soprattutto negli anni 40 fino alla Rivoluzione europea del 1848, Primavera dei Popoli, e come sappiamo avvio della prima guerra di indipendenza italiana, che è stata già ricordata, guerra di ideali neoguelfi, conclusasi senza successo e all'interno di queste vicende con l'esperienza della Repubblica Romana, la momentanea fuga del Papa Pio IX a Gaeta e il suo deciso passaggio su posizioni intransigenti, anticostituzionali e antirisorgimentali. Sono questi gli anni, dall'avvio della Restaurazione al 1849, dell'esperienza di Lodovico Pavoni. Da questa fase in poi, nel lungo pontificato di Pio IX, avviatosi nel 1846 e conclusosi nel 1878, acquistò forza ed egemonia nella Chiesa Cattolica la linea intransigente, fatta propria dai gesuiti, attestata su un difensivismo contrappositivo alla civiltà moderna rifiutata in blocco. Ma quali contraccolpi avevano questi processi sul piano della storia della spiritualità? Nel primo momento dell'età della Restaurazione, come ho detto, c'è una sostanziale unità in campo cattolico, con una reciproca influenza tra posizioni culturali, teologiche, politiche, spirituali diverse. In questo contesto il tardo giansenismo appare isolato e sempre più in esaurimento e progressivamente scompare. Successivamente, a partire dal sorgere del cattolicesimo liberale nei primi anni 30 in Francia e poi del neoguelfismo giobertiano negli anni 40 in Italia, via via si delinea sempre più marcata la differenza che diventa esplicita polemica tra il cattolicesimo intransigente, antimoderno, confessionale, che è egemone, e il cattolicesimo conciliatorista, che mira invece alla conciliazione col moderno, ma che è minoritario. Il primo, quello intransigente, sul piano spirituale, è connotato da quello che possiamo chiamare piccolo gesuitismo, molto puntato sulle devozioni, e ha come emblema il Sacro Cuore nella forma parediana, che sempre più si afferma. Sorgono molte nuove congregazioni religiose, gesuitizzanti, e che hanno nel nome il riferimento al Sacro Cuore. A questa prospettiva si associa poi la devozione a Maria come regina delle vittorie, come la Madonna di Lepanto, fino a giungere a Bartolo Longo. Quindi il Sacro Cuore diventa emblema di contrapposizione totale alla civiltà moderna. Rispetto alla laicità delle istituzioni si afferma l'ideale confessionale
emblematizzato dalla consacrazione al Sacro Cuore degli stati, e si giunge all'ideale totalizzante del regno sociale del Sacro Cuore. Nell'altra linea, quella conciliatorista, il riferimento è invece alla carità, e vi sono appunto congregazioni nuove che hanno nel nome il riferimento alla carità. In questo ambito si nota tanto un'inflessione oratoriano-filippina quanto un riferimento alla spiritualità che discende dall'oratorio francese, in particolare da Vincenzo De Paoli, ma anche dalla forma eudista della spiritualità del cuore di Gesù, accostato, come abbiamo visto, al cuore immacolato di Maria, dunque anche con un riferimento all'Immacolata. E tale riferimento, nel contesto italiano di storia della spiritualità, ricollegava la pietà francescana e poi cappuccina, con l'acquisizione piena dell'Immacolata Concezione legata al disegno provvidenziale di Dio in vista dell'incarnazione del Verbo e perciò nella sottolineatura spirituale dell'umanità di Cristo. In questa seconda linea troviamo Lodovico Pavoni, ma accanto a lui ricordiamo Antonio Rosmini con l'Istituto della Carità e con le Suore della Provvidenza rosminiane, i fratelli Cavanis con la Congregazione delle Scuole di Carità, Maddalena di Canossa con le Figlie di Carità, Nicola Mazza con i suoi istituti, Antonio Maria Verna con le Suore di Carità dell'Immacolata Concezione. Ma non meno storicamente significativo è il riferimento all'Immacolata in Luigi Monti, in Giovanni Bosco, in Giuseppe Frassinetti, in Leonardo Murialdo, fino ad Angelo Bertasi, a Maria della Passione e a Luigi Guanella. Ho già indicato nei miei precedenti studi quelle che mi sembrano le prime Luciano Caimi, e cioè quella filippina, quella salesiana di San Francesco di Sal o salesiano ignaziana, quella boromaica e quella muratoriana. Certamente sul portato di queste matrici, Pavoni, come Rosmini e le altre figure che ho già ricordato, non mostrava un particolare favore per la forma parediana della devozione al Sacro Cuore e per il piccolo gesuitismo ottocentesco, ma si attestava in un giusto mezzo tra, da una parte, l'antigesuitismo dal tardo giansenismo all'ultimo Gioberti e dall'altra un più accentuato filogesuitismo. Ecco, un giusto mezzo. I riferimenti di Pavoni al cuore di Gesù, o meglio, ai cuori di Gesù e di Maria, erano in generale piuttosto sobri. Non c'era il cuore di carne con carattere di emblema militante. Talvolta non si parlava neppure di cuore, ma di seno. Tali riferimenti dunque avevano prevalentemente un carattere di simbolo dell'amore e della comunione fraterna. Annodarsi al cuore di Cristo affinché l'unione spirituale tra fratelli fosse riscaldata, infiammata di amore divino. In una lettera a Domenico Guccini dell'11 settembre 1845, Pavoni evocava i nostri cuori legati coi sacri vincoli dello spirito e riscaldati da quel purissimo amore di cui si avvampano i sacri cuori di Gesù e di Maria, a cui siamo consacrati. E qualche tempo dopo, il 24 novembre, lo esortava: mettiamoci tutti concordemente nei sacri cuori di Gesù e di Maria. Così, il 26 gennaio del 46, gli comunicava il suo desiderio di vedere annodati i nostri cuori con quel funiculum triplex che ci renda indivisibili dal Sacro Cuore del nostro amato Gesù. Così, certamente, il Sacro Cuore non aveva un carattere di emblema militante e non era richiamato in questa forma nel progetto fondativo pavoniano. L'istituto era piuttosto inteso come opera di carità e visto come ispirato dalla provvidenza. Il 20 giugno 1840 Pavoni scriveva al prefetto della Sacra Congregazione dei Vescovi: «Dalla provvidenza pare certamente disegnato questo nuovo mezzo,
cioè l'istituto, di cristiana educazione tanto necessario alla riforma del costume nella trascurata classe degli indigenti. La carità e la provvidenza erano dunque le fondamenta sul piano apostolico ed anche della più intima spiritualità. Ma in che senso? Due espressioni chiave, sulle quali ha giustamente richiamato l'attenzione Giuseppe Rossi, sono presenti nelle lettere di Pavoni al suo allievo Guccini. La prima è: sotto il manto della divina provvidenza non si vien meno. La seconda: sotto la bandiera della divina provvidenza si sta sempre bene. Rossi richiama giustamente l'intonazione ignaziana della seconda espressione per quanto riguarda l'immagine della bandiera. Tale immagine compare, come è noto, negli esercizi di Sant'Ignazio, ma anche nel manuale dell'esercitatore di Rosmini. Fa parte cioè del grande gesuitismo e inoltre la distanza dal piccolo gesuitismo ottocentesco è accentuata dal fatto che in Pavoni tale immagine non ha un valore bellicoso di battaglia e di crociata, ma è subito associata alla divina provvidenza. Per quanto riguarda la prima citazione, sotto il manto della divina provvidenza, Rossi fa notare come normalmente Pavoni riferisse l'immagine del manto a Maria. Ti lascio sotto il manto della nostra carissima madre Maria. Tale immagine, infatti, era ormai abbastanza consueta. Alfonso De Liguori, nelle Glorie di Maria, scritte negli anni 50 del Settecento, ma largamente ripubblicate in varie edizioni del primo Ottocento, proponeva l'immagine del rifugio sotto il manto di Maria, facendo. Non deve però sfuggire l'originalità dell'espressione di Pavoni, che parlava di manto della divina provvidenza. E questo non era così consueto. Non si trattava di un riferimento mariano, ma di un indiretto spunto cristologico. Nel 1826 Rosmini aveva pubblicato a Milano della divina provvidenza. E in questo scritto aveva osservato Rosmini: troppo bene il cristiano sa che non può attribuire a se medesimo la giustizia, ma che gli viene da Cristo. Onde, sotto al regio manto di Cristo, che il copre e l'adorna della cristiana giustizia, egli mirerebbe ancora se stesso qual peccatore. Con ciò sia che da sé non poteva venire che il male, e se ora gli viene il bene, non è da sé che gli venga come da sé, ma da sé incorporato col suo paziente redentore. Ecco allora un plesso spirituale centrale. Il manto della provvidenza è l'incorporazione in Cristo. Il rifugiarsi sotto il manto della provvidenza è il rifugiarsi nel cuore di Cristo, cioè il rimanere nell'amore di quel cuore che palpita soprattutto per gli ultimi. Questa dunque, possiamo concludere, la soda pietà di Pavoni, scevra da devozionismi, da rugiadosi estetismi, da pratiche superficiali di pietà, per esprimersi in una dinamica di carità, per mettere in pratica la volontà di Dio e costruire sulla roccia. Il 25 dicembre 1845 Pavoni scriveva a Guccini di rivolgersi al nostro caro Gesù: preghiamolo che ci stringa al suo seno, che ci infiammi d'amore e ci animi ad adempire in tutto la sua volontà. Si trattava dunque di essere semplicemente e essenzialmente scuola di carità, che dunque innervava l'educazione, il lavoro, il comportamento personale. Ecco perché l'istituto religioso nasceva dalle esigenze stesse apostoliche di carità legate al collegio d'arti. Termino perciò con le eloquenti affermazioni di Pavoni del 1831 nel regolamento del Pio Istituto eretto a Brescia, ricovero ed educazione dei figli poveri ed abbandonati. Un corpo di ben esperti individui, insieme
collegati coi vincoli di un religioso fervore e guidati dall'ardente fiamma di cristiana filantropia. Oh, come potrebbe mirabilmente influire alla stabilità e all'estensione dell'incominciato edificio. Animato da tali lusinghe, io non posso non incoraggiarvi all'impresa, eccitandovi a considerare che trattasi di tenere aperto un asilo a quella porzione della misera umanità che è la più cara all'amorosissimo cuore di Gesù, e di perpetuare in questa nostra patria una scuola di carità che tanto vale a rassodare il costume, a migliorare le arti e salvar tante vittime innocenti che il mondo perverte e rovina. Grazie. Grazie, professor De Giorgi. Un altro intermezzo musicale dei Song Ensemble, The Prayer di Carol Bayer e David Foster, a due voci.
Prima di dare la parola a Padre Gildo Bandolini, studioso della storia della Congregazione, per l'ultimo intervento della giornata, sento il dovere di ringraziare alcune persone che hanno contribuito a diffondere la conoscenza di San Lodovico Pavoni ultimamente. All'ingresso dell'auditorium, su un tavolo, trovate e potete prendere, insieme con alcune copie degli atti del convegno del 2016, la piccola biografia di San Lodovico Pavoni, che è stata allegata al numero 20 del settimanale diocesano La Voce del Popolo. È stata scritta dal professor Gianfranco Grasselli e finanziata da Monsignor Osvaldo Mingotti, che è il presidente dell'Istituto di Cultura Giuseppe De Luca per la Storia del Prete, a cura del quale è avvenuta la pubblicazione. A loro va il nostro sentito ringraziamento. Grazie alla di Brescia, Simone Quetti, ai suoi collaboratori, per il Museo della Stampa che è stato realizzato 12 anni fa ad Artoni in Val Camonica e dedicato a Lodovico Pavoni. Questa realizzazione contribuisce alla conoscenza del nostro santo educatore, sia con le visite che avvengono al museo, sia con i quaderni che sono stati stampati, compreso l'ultimo di quest'anno in 100 copie numerate, intitolato San Lodovico Pavoni, genialità educativa, ieri e oggi. Ieri e oggi, oggi in particolare, è quanto ci presenterà Padre Gildo Bandolini, che partendo dall'ieri illustrerà la continuità e l'attualità nell'oggi del carisma educativo incarnato da San Lodovico Pavoni. A lui la parola. Buonasera a chi conclude, c'è sempre forse la preoccupazione di non andare troppo fuori dai tempi. Spero, ecco, di essere contenuto, ma nello stesso tempo, ecco, quello che mi ha sollecitato anche in questa breve ricerca è stata davvero l'idea che è stata sottolineata. C'è una parola che Papa Francesco ci ha abituato ad ascoltare: iniziare processi è più importante che possedere spazi. Bisogna dare il via a percorsi. E quanto più una scelta apre strade, tanto più è importante. Anche se gli inizi possono essere davvero, sembrare poca cosa. Ecco, io quando penso a San Lodovico Pavoni e al suo collegio d'arti, e all'interno di questo collegio d'arti, alla prima scuola grafica in Italia, appunto 200 anni fa, mi viene in mente proprio questo: si è iniziato un processo. Forse al di là delle stesse intenzioni che il Pavoni poteva avere, ma certamente la sua scelta ha fatto fare una strada grande ai percorsi educativi. Ha fatto fare una strada grande che possiamo riconoscere, ecco, in vari ambiti. Innanzitutto un ambito personale, è stato sottolineato, no, che questo educare attraverso il lavoro è la pedagogia dei talenti, no? Il fare in modo che uno possa esprimere al meglio quello che ha dentro. Ecco, in istituti come quello di San Barnaba, i giovani poveri, abbandonati, trovavano non un lavoro che li doveva tenere occupati, che li doveva togliere dalla circolazione perché potrebbero nuocere alla società. Per tanto tempo la povertà ha avuto questo intervento, un intervento contenitivo. I poveri potevano essere
una potenzialità a delinquere, allora bisognava tenerli in qualche maniera o nascosti o contenuti. No, il lavoro deve diventare opportunità per esprimere al meglio quello che uno ha dentro. Deve diventare un elaboratore di futuro capace di dare dignità anche al di fuori delle mura protette dell'istituto. E allora qui c'è la genialità anche della scelta della formazione in campo grafico, la scuola grafica. Certamente non poteva essere qualche cosa da esercitare solo fin tanto che si era dentro nell'istituto. Apriva un mondo, apriva una possibilità di una professione riconosciuta, stimata e capace di portare a sviluppi ulteriori. Ecco, ho trovato così a conferma di questo una nota nel registro degli alunni dell'Istituto di Milano, che ho l'onore in questi anni di dirigere. Ecco, c'è accanto al nome di un giovane queste parole scritte in rosso, proprio per sottolinearle: combinatore linotipista, un compositore a macchina che esce dal collegio, recasi al giornale L'Ordine di Como con la paga giornaliera di lire 6,50, lunedì 8 gennaio 1912. Il giorno dopo, questo giovane avrebbe compiuto 18 anni ed era stato accolto nell'istituto nel 1907 a 13 anni. Ecco, un esempio, no, di quanto un lavoro davvero che dà dignità e dà possibilità di una vita degna, una vita che portare frutto anche per altri. Un esempio, ma quanto la storia economica dei territori, proprio in uno dei convegni che abbiamo fatto, ce lo ricordava il professor Giovanni Gregorini, ecco, quanto il territorio, tanti territori devono alle figure di lavoratori e professionisti usciti da quelle istituzioni che si proponevano di formare insieme, come scriveva padre Pavoni, ottimi cristiani, buoni padri di famiglia, sudditi fedeli, cari insomma alla religione e utili alla società. Tra l'altro in una formazione che metteva a contatto diretto col mondo del lavoro, perché le aule di apprendimento erano le officine di produzione dentro cui davvero si lavorava in maniera autentica. Un altro ambito dove questa idea del collegio d'arti del Pavoni esprime la sua creatività, l'ambito delle istituzioni educative. Sul modello del collegio d'arti di San Barnaba si organizzeranno anche le altre presenze del carisma pavoniano, naturalmente, prima in Veneto, poi dopo vicende travagliate a Milano, Monza, Trento, Pavia, Genova, a Brescia, quando tornano nel 1912, tutti questi istituti vengono messi in piedi secondo il modello dell'Istituto di San Barnaba. E questa formula, il convitto per ragazzi orfani o con difficoltà familiari, caratterizzato dalla formazione professionale, o meglio, dall'educazione attraverso il lavoro, con la possibilità di scegliere fra diverse specializzazioni, la valorizzazione dei talenti di cui si è detto, proseguirà quasi identica per 150 anni, perché fino alla fine degli anni 60 del secolo scorso, no, quando la riforma scolastica da una parte e nuove impostazioni educative dall'altra porteranno a notevoli trasformazioni, però il nucleo dell'Istituto di San Barnaba continuerà un'idea, un'intuizione feconda, capace di durare nel tempo
e di produrre frutti. Su questo versante poi possiamo appunto guardare anche fuori dal mondo pavoniano. Forse non c'è congregazione religiosa, almeno in Italia, portatrice di un carisma educativo che sorta nella seconda metà dell'Ottocento, che non comprenda e sviluppi in forme più o meno simili l'idea del valore formativo del lavoro e si strutturi in forma di istituto per arti e mestieri. Anche qui un accenno semplice al termine artigianelli. Tra l'altro non appartiene alla tradizione pavoniana. Pavoni non lo usa mai, usa collegio d'arti. Il termine artigianelli non lo usa. Entra fra i pavoniani a Milano. Però sappiamo, qui a Brescia ci sono gli artigianelli, non sono i pavoniani, sono padre Pia Marta, ma il termine c'è, il termine nasce a Torino probabilmente con il collegio degli artigianelli di Don Cocchi. Il Murialdo, no? Continuerà l'opera la sua opera di Don Cocchi e sarà conosciuto sempre col termine di rettore degli artigianelli. Da Torino il termine lo troviamo poi utilizzato in Liguria, lo troviamo utilizzato perfino a Palermo. Artigianelli e artigianelle se le trovano di istituzioni che puntano su questa realtà, no? Sul valore formativo, sul valore educativo del lavoro. Un altro ambito in cui quest'idea si rivela feconda, abbiamo detto che nel Collegio d'Arti è la tipografia, l'arte del libro, quella che ottiene una valorizzazione forte. Ebbene, proprio in questo ambito della buona stampa, l'idea del Pavone si rivela molto feconda. L'arte tipografica, comprendendo diverse specializzazioni, offriva una più vasta gamma di possibilità di occupazioni, introduceva, come dicevamo, all'esercizio di un'arte nobile e riconosciuta, culturalmente apprezzata, in grado di proiettare anche fuori dall'istituto. E inoltre, in un momento in cui la stampa di fogli, foglietti, veicolava idee non sempre compatibili con la visione cristiana, permetteva di diffondere una stampa buona. Era la preoccupazione del Pavoni, era la preoccupazione di tanti uomini di chiesa, di tanti vescovi che in questo tempo si avvarranno proprio delle tipografie degli istituti di assistenza per i loro fogli di informazioni, i loro giornali. A Trento, l'Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento, no? Diventerà anche tipografia e libreria, perché si associerà anche questa, arcivescovile, principesca, perché l'arcivescovo di Trento era anche principe per un certo periodo. No? A Pavia sarà proprio il vescovo Monsignor Agostino Riboldi a chiamare i pavoniani perché potessero aprire almeno una tipografietta e una piccola libreria. Quanto hanno dato questi pavoniani, ma insieme altri istituti educativi, proprio perché tra le loro specialità avevano la tipografia, quanto hanno aiutato questa diffusione della buona stampa? Un accenno non per rivendicare primati, però senz'altro, no? Rosmini, abbiamo sentito, una conoscenza con il Pavoni l'ha avuta e certamente una conoscenza e un rapporto ancora maggiore con Don Bosco. E sarà proprio Rosmini a dire a Don Bosco, c'è una lettera del 1853, no? Pensando alla sua bell'opera dei poveri artigianelli, mi rammemorai un istituto in parte simile, fondato da uno zelante canonico che conobbi, che mi pare si chiamasse Bellati. Il nome lo sbaglia, ma era l'unico canonico in Brescia che in quel tempo dava lavoro ad alcuni poveri giovani e qualche guadagno per avere qualche guadagno per lo stabilimento, aveva introdotto l'arte tipografica.
Mi venne adunque il pensiero, dice Rosmini a Don Bosco, di proporre a lei questo esempio di Brescia, a ciò che ella consideri se una tale opera potesse essere utilmente introdotta nella sua istituzione di Valdocco. Anche più avanti, la buona stampa si è avvalsa molto di questa collaborazione. A Milano si stampava l'Osservatore Cattolico, uno dei giornali della linea intransigente, ma che poi a un certo punto diventerà anche un po' più morbido. A Milano era di casa l'avvocato Filippo Meda, no? Uno dei personaggi più importanti del movimento cattolico, e quanto deve il movimento cattolico proprio al sostegno anche a queste attività che la stampa ha potuto offrire come supporto. Un'ultima idea. Siamo arrivati agli anni 60 del secolo scorso, ma oggi è vero che ad un certo punto l'Istituto Artigianelli in questa sua configurazione è vero che ha dovuto cambiare pelle, e se prima le aule erano le officine stesse, poi si è dovuto distinguere nettamente l'ambiente di studio dall'ambiente di lavoro. Però è stato accennato, nella scuola di oggi, quanto stiamo ancora dibattendo e vedendo perché questi due mondi possano incontrarsi, perché intelligenza della mano, intelligenza della mente, intelligenza del cuore possano collaborare insieme. La formazione, l'educazione non può essere qualche cosa che prescinde dal mettere insieme tutti questi aspetti. In fondo, cos'era quella intuizione dell'educazione attraverso il lavoro, attraverso l'arte, che proprio esprime tutta la capacità creativa che c'è dentro una persona? Cos'era se non mettere insieme tutte queste potenzialità? E allora penso che anche oggi che non solo gli istituti pavoniani, ma accenno a questo, oggi quella prima scuola grafica è diventata a Milano un istituto tecnico nel campo della grafica e della comunicazione, a Trento è diventato un istituto professionale per le arti grafiche, ma poi aperte l'uno e l'altro anche alla formazione tecnica superiore, all'alta formazione, a delineare percorsi di eccellenza. Ma questo è possibile anche oggi ed è uno stimolo per la scuola di oggi perché possa rinnovarsi. E ho iniziato citando Papa Francesco, vorrei concludere ancora con lui. Qualche giorno fa, il 5 giugno, ha incontrato i giovani del progetto Policoro, un progetto della Chiesa italiana che punta sul valore educativo, formativo del lavoro in ambienti particolarmente segnati da disuguaglianze. Incontrandoli, ha detto, occuparsi del lavoro è promuovere la dignità della persona. Infatti il lavoro non nasce dal nulla, ma dall'ingegno e dalla creatività dell'uomo. È un'imitazione di Dio creatore. A voi giovani non manca la creatività. Vi incoraggio a lavorare per un modello di economia alternativo a quello consumistico, che produce scarti. La condivisione, la fraternità, la gratuità e la sostenibilità sono i pilastri su cui fondare un'economia diversa. E chiudendo, Papa Francesco, chiudendo questo intervento, citava Don Milani: non vedremo sbocciare dei santi finché non ci saremo costruiti dei giovani
che vibrino di dolore e di fede pensando all'ingiustizia sociale. Le parole con cui San Lodovico Pavoni racconta le sue scelte di fronte al naufragio educativo di tanti giovani costretti, sono già state ricordate, costretti ad un lavoro qualsiasi dalla loro condizione di povertà, esprimono la stessa passione. Tali dolorose perdite, scrive, ferivano per modo, non equivale a quel vibrare di dolore di Don Milani, ferivano per modo il cuore sensibile del sacerdote direttore della congregazione, che lo indussero a prendere il generoso partito di consacrarsi all'erezione di un istituto ove almeno i derelitti e i più trascurati dai propri genitori trovassero gratuito ricovero e crescessero con sicurezza educati anche nelle arti onorate. Il lavoro, da causa dolorosa di naufragio, ha opportunità di crescita. Una prospettiva davvero generativa e capace di aprire processi. La nostra presenza, in particolare i relatori, mi auguro che l'evento sia servito allo scopo per cui è stato programmato. Ci salutiamo con l'ultimo intervento dei Song Ensemble, che ancora una volta ringraziamo e che ci propongono l'aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach.
il chiedo lì nella parrocchia a Milano. Sì. Non mi interessa più dalla scuola. Dove siamo la sede dell'Ancora. Oggi via Giustici, no?